Allora, Francesco Giasmondo, è passata la Pasqua, tutti rilassati, si riparte. Com'è andata questa fase di Pasqua e Pasquetta? Niente, ci siamo allenati col giusto ritmo, non abbiamo lasciato nulla al caso, quindi ci siamo allenati col sorriso, tutto quanto. Siamo bene e pronti per domenica. Mancano te di partite, quindi una più bella dell'altra per la mistra. Sì, abbiamo due partite in casa, la prima è il Casalvieri e quindi cerchiamo di non sottovalutare l'avversario perché abbiamo tre finali da giocare. Sicuramente, com'è la situazione fisica della squadra? Tutto a posto oppure ci sono qualche... ma pensi che sia tutto a posto, no? No, tutti bene. Tutti bene, abbiamo soltanto due squalificati, abbiamo Carnevale e Mastroianni squalificati e quindi niente, cercheremo un attimino di farci preparare, farci trovare pronti, ripeto, contro Casalvieri, che è vero che è un classico testa coda, ma è piena di insidie. Non dobbiamo sottovalutare assolutamente l'avversario, dobbiamo stare sul pezzo, come si dice, e cercare di fare nostra la partita. Certamente è una gara sicuramente complicata, per quello che riguarda più la concentrazione della squadra che per il resto. Ma il girone si è visto domenica dopo domenica e c'erano sempre delle sorprese. Non dobbiamo assolutamente perdere di vista l'obiettivo, non dobbiamo abbassare l'asticella, dobbiamo giocare come sappiamo, forti dei nostri mezzi, ma non dobbiamo assolutamente sottovalutare, lo dico un'altra volta, l'avversario perché non hanno nulla da perdere, abbiamo tutto da perdere noi. Quindi assolutamente non ci possiamo far trovare impreparati. Certo. Poi chiaramente ci si aspetta il derby del golf che si giocherà di sabato, l'evento che comunque sappiamo tutti che era dovuto a problemi appunto della bomba che è in circolo di Formia. Sì, ma siamo contenti anche noi di giocare nello stadio di Formia a Maranola, quindi va bene così. Hanno anticipato la gara e noi cercheremo di superare intanto questo ostacolo che si chiama Casalvieri e poi penseremo comunque a Formia. Certo, ma lasciamo aperto che ho capito che comunque è meglio aspettare questa prima partita e poi parlare del resto, chiaramente. In bocca al lupo. Crepi il lupo, buonasera. Grazie.